Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Andò verso di loro camminando sul mare. Chi è capace di camminare sulle acque del mare? Grande sorpresa per i discepoli dopo quella vissuta il giorno prima. Le sorprese mettono paura a chi non sa chi è colui dal quale sono operate. Questo essi, i discepoli, devono scoprire. Il loro maestro è anche il Signore di tutto il creato, anche dell'acqua. Diventerà Signore anche del loro cuore e anche del tuo cuore? Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu vieni verso di noi superando ogni ostacolo e anche le nostre cattiverie, perché tu vuoi venire a portarci la tua salvezza. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima alla tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da infermità spirituale e corporale, e arricchito e abilito di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, sii la mia piccola amica, sempre allegra. Parlami sorridendo. Tanti mi vedono come un tiranno, come un giudice inesorabile, ma il mio cuore vuole essere vostro dolce amico. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Siate sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.